Oggi ragazzi siamo in una delle mappe più difficili e segrete di Fortnite. All'inizio volevo portarvi una mappa in creativa, appunto, di esplorazione di una caverna. Però poi pensavo che fosse un pochettino troppo noioso. Quindi oggi siamo nella 20 minutes challenge. Una mappa in cui dovremo completare un death run lunghissimo in 20 minuti. E sarà qualcosa di assurdo. Vedremo se supereremo la challenge, raga, ma ho già visto il death run ed è difficilissimo. E raga, vi ricordo, mi raccomando, un bel like se appunto questa tipologia di video vi piace. Condividetela con tutti i vostri amici e provate a sfidare anche loro appunto in questa mappa. Come al solito, link in descrizione per tutte le magliette, i gadget, tipo gli zainetti e le tazze. E ovviamente raga, il secondo canale nella quale con tutto Team Blaze appunto faremo le live. Quindi se volete seguirci anche live, ovviamente secondo canale, primo link in descrizione. E ovviamente raga, vi ricordo, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi altri video e seguitevi su Instagram @CaptainBlazeOfficial. Detto questo, let's go. Allora raga, mappa di Death Run. Ci vuole una skin che ci aiuti questa volta, una skin che sia coraggiosa, una skin che non abbia paura di niente. E qual è la skin migliore se non tenero difensore? Vabbè dai, questa volta facciamo i seri raga. Ieri abbiamo usato Cavaliere Rosso, questa volta Segugio da guerra, che è bellissimo. Ma raga, sto skin. E ovviamente il deltaplano Blaze. Ah, a proposito di skin, raga, vi ricordo, mi raccomando, negozio oggetti in basso a destra su supporto a creature. Inserite il codice Blaze-CaptainYPT per shoppare tutte le vostre skin preferite. Vi ricordo che inserendo questo codice partecipate automaticamente a un contest di 10 skin leggendarie che farò ogni mese. Quindi 10 di voi appunto riceveranno una skin leggendaria gratis completamente. Io vi ricordo che il contest lo faccio ogni mese, quindi il prossimo sarà all'inizio di febbraio e poi il prossimo dopo sarà all'inizio di marzo. Quindi raga, vi ricordo, il codice scade ogni 14 giorni, perciò controllate se l'avete inserito in questo momento. Una volta inserito, ovviamente, prometto si accetta. Ah, mi stavo per dimenticare, il contest lo faccio sempre su Instagram, perciò seguitemi su Instagram @CaptainBlazeOfficial. Allora, il codice per questa mappa è questo qua, 478053888. E da quanto so, raga, chi vince appunto in questa mappa, quindi chi arriva primo, chi finisce per primo, vince 25 euro. Dai, ma che poverata. Cinzo dava 5.000 euro e te 25. Sei un po' povero, eh. Vabbè, ci accontenteremo di 25 in caso lo vinciamo. Voilà, 20 minutes left. Catapultiamoci dentro e vediamo un attimino che cosa ci aspetti. Raga, non ho idea di com'è, non l'ho vista per niente. Ok, oh, oddio. Questo qui, raga, sarà il mio terrore stanotte. Ma scusa un attimo, scusa un secondo. Queste qui non dovrebbero essere... Cosa sta succedendo? Va bene, mi sa che devo avviare la partita con calma, con calma. Te fermati intanto, mannaggia lui. Mi sa che già, raga, non capisco il primo livello. Cosa sono queste mappe? Perché io ho sta cosa che ogni volta scelgo le mappe più difficili del gioco? Non ce la faccio, non sono contento, ragazzi, se non lo faccio. Comunque, siamo pronti, 20 minuti. Ok, si inizia probabilmente facendo così. Ah, il tempo era già partito, mannaggia me. Primo livello. Cioè, come faccio a superare questo livello? Aspetta, scusa un attimo, se faccio così il tempo si stoppa e riparte da capo. Ma il primo livello, raga, come fai a superarlo? Non capisco. Ci sarà un po'... Ah, ok, e infatti era impossibile farlo normalmente. Ok, basta. Raga, cos'è sta mappa? Questo qui non è proprio uno dei livelli migliori. Siamo entrati in una specie... No, io mi rifiuto. Allora, io pensavo, no? Che le mappe di Scissors fossero difficili. Lo pensavo veramente. Se non c'è checkpoint, dimmi che non c'è checkpoint, io disinstallo. Non c'è il checkpoint. E neanche cosa succede se mi butto qua. Ok, la stessa identica cosa, quindi non serve a niente. Ecco perché, raga, la sfida era di 20 minuti. Altrimenti sarebbe stato troppo facile. Aspetta un attimo. Se io ho ancora la ghiacciata, se ho ancora la ghiacciata, posso farlo? E via, sì che posso farlo. Dai, raga, mi è venuto un'idea incredibile. No, l'ultimo no. Ok, però ho capito come funziona. Siamo a 18 minuti e 42, raga, non ce la farò mai in 20 minuti. È tipo impossibile sta sfida. Intanto vi ricordo, mi raccomando, provate anche voi a giocare questa mappa e ditemi quanto riuscite a fare. Allora, vai in fondo, veloce, poi qua mi devo ricordare. No, troppo net, basta. Raga, non ce la posso fare, impossibile. No, mi ammazza. Comunque la mappa è una delle più divertenti che abbiamo mai provato, è bellissima. Allora, fermi tutti, calma, 18 minuti e 29, va bene. No, non va bene in realtà, però facciamocelo andare bene. Qua raga, fermi tutti. No, perché mi fa sempre andare contro sta cacchio di trappola. Vai qua, non sciogliere il ghiaccio. Più verso... No, raga, non è fattibile la fine. Secondo me bisogna andare contro la porta, perché altrimenti qua la fine non è fattibile. Nel senso, è impossibile. E comunque vi consiglio di provare questa mappa una volta che avete visto il video, così almeno sapete già qualche trucchetto e riuscite a farlo in 20 minuti. Altrimenti vi garantisco che farlo in 20 minuti se non sapete con la mappa è tipo impossibile. Comunque, vai verso destra. Beh, pensavo che fosse la porta. Qua verso destra. No, raga, come fai? Non è fattibile, umanamente dico. Però almeno lì ho visto che c'è un checkpoint, quindi se riesco ad arrivare a quel punto sono contento. Posso finire la mia vita in pace. Ballonzola ovunque, ste cacchio di...
Io comunque, raga, penso di essere abbastanza masochista da provare una mappa del genere. Allora, fermi. Tutto a destra. Vai a destra. Iniziano gli screri. La mappa più difficile che abbia mai provato, altro che quella di Scissors. Anzi no, forse quella di Scissors era più difficile, però non lo so, raga. Sapete che in tutto questo io non ne ho idea se questa mappa qua si fa veramente con il ghiaccio come sto facendo, però penso di sì. Anche perché la mappa, raga, è uno speedrun, quindi bisogna cercare di fare tutti i livelli più velocemente possibile. Perciò questo qui penso che sia... Aspetta. No! Comunque, raga, i creatori di questa mappa, se io li becco per strada, qua finisce male. Vai piano. Più piano, fermati. No, raga, mi devo fermare, ho capito come funziona. Mi devo fermare prima. Ok, allora, qua freniamo un attimino. Bravo, bella. No, più adesso devo andare. Questo, raga, è il momento buono. Questa volta me la sento. Quante volte ho detto questa? Non lo so. Sì. Ok, ora. No, non puoi dirmi che c'è la... No, ma io ti ammazzo. Cosa succede, raga? Cosa succede? Perché devo fare avanti e dietro? Cosa devo fare? Non ho capito, aspetta. Basta sballonzolarmi. No, lo so, raga. Lì c'è una cesta. Devo aprire la cesta. Sono obbligato, mi sa. Fermi. No. Allora, ho capito come funziona. Bisognerebbe... Ah, ma scusa, se io posso partire da qua, allora è facile la cosa. Ma allora è facilissimo. Aspetta, no, facile un par di... Dovrei cercare di arrampicarmi su quelle cavolo di scatole, raga, ma è praticamente impossibile. Allora, fermi tutti. Devo saltare qua. No. Ah, io ci riprovo un altro paio di volte. Allora, calma. No, raga, no, niente, non riesco a aprire la sta cesta, è impossibile. Che poi non ne ho idea di che cavolo c'è qua dentro. Dentro una cesta, non lo so. Queste domande. Fermi. Bella. No, mi ha ammazzato un'altra trappola che non c'entrava niente. Probabilmente ho capito cosa servono queste due cose. Ho capito, allora. No, non ho capito, non è vero. Se riesco a sballonzolare tra una e l'altra e farle triggerare tutte, raga, succede che muoio, perché sono un... Dicevo, dovrebbe succedere che io le faccio triggerare e quindi dovrei aver tempo per lootare la cesta, in teoria, tornando indietro. Perciò se io faccio così, mi ammazza. Allora, stavo dicendo, se io faccio... Esatto, va bene. Non va bene. No, raga, è infattibile. Cioè, se avete voi un modo per farlo, complimenti. Vi proclamo nuovi capi di stato. Perché altrimenti, raga, non c'è altro modo per fare sta cosa. Comunque, da quanto so, c'era anche un modo per scegliere il livello. Quindi mi sarebbe piaciuto provare anche gli altri livelli. No, io stavolta no, sei morto. Raga, cosa sta succedendo? Va bene, era il mio sogno vedere sta mappa distruggersi. Allora, siamo arrivati al livello 3. Il 2 ovviamente l'ho finito senza città. Ovviamente, raga, lo sappiamo tutti che ho vinto senza città. Voi non avete visto niente. Vedo già cose che non mi piacciono. Lì vedo trappole. Qui vedo trappole. Ovunque vedo trappole. Perché ci sono così tante trappole? Aspetta un attimo. Se io questa qui la faccio triggerare. Dai, vieni, dai. Dai. Ok. Esatto, in questo modo. Dove fa... Oh, calmini, calmini. Ok, l'ho rifatta triggerare. Ma, raga, mannaggia sti cosi elettrici, mannaggia. Raga, è come la mappa di Scissors questa. Bisogna farle triggerare tutte. Oddio, sei difficile sto livello. Facciamo... No, oh, che fortuna. Aspetta, questo qui vuol dire... Ma chi è che spara? Allora, se io riesco a raggiungere, raga, questa macchina, questa qui, in teoria la trappola sotto non dovrebbe prendermi. Esatto, giusto? Non mi prende. Ma chi è che sta spara? Qualcuno mi spiega chi spara? Ora, da qui dove... Come vado avanti? Nel senso, non ne ho idea. Sicuro non così. Ma non è che magari nel 3 si deve andare... No, non si deve andare da questa parte. Cos'è questo? È la fine del 2? Aspetta. Sono curioso. Ok, non sono più curioso. Torno indietro. E poi qua, oltretutto, c'era una chest. E che cosa c'è? Fioretta puzzolente? Ok. Qua ci dovrebbe essere un'altra cesta, solo che non capisco dove cavolo sia. Dov'è? Qua dietro, qua sopra, è sopra. Con le fialette puzzolenti, cosa posso fare? Vabbè, per ora non penso che mi servano, quindi... No. Oddio. Aspetta, facciamo triggerare questa trappola qua, perfetto. Poi facciamo triggerare questa qua. Devo risalire sulla macchina, ok. Quella sotto non parte, giusto? Ora... Ah, ho capito, raga, è facilissimo. Dovrei cercare di salire sulle macchine, perfetto. Ecco che sparava. No. Raga, sono livelli impossibili. Cioè, io sto capendo come si fanno, ma sono difficili. Sono veramente tanto difficili. No, non è che sono un po' difficili. Allora dici, no, sono fattibili. No, sono proprio impossibili. Comunque, c'è un punto in cui le trappole non mi prendono. Tipo questo, esatto. In questo punto le trappole non mi prendono.
Perciò se io riesco a camminare così, le trappole non mi prendono. Buona, 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 buona sta cosa, via. Buona, ok. Raga, continua a spararmi. Dai, basta sta trappola, per favore. Qualcuno firmi una petizione per levare quella trappola dal gioco. Ma per favore, basta. In qualche modo, se io adesso faccio triggerare questa trappola. Ok, va bene, posso far triggerare anche questa. Faccio triggerare anche questa qua. Oh, vai, triggerati però. Allora, dicevo, se io faccio triggerare questa trappola, ok. Poi faccio triggerare anche questa, ok. Faccio, vabbè, quella non mi serve. Vado su questa macchina, dovrei in qualche modo arrivare dall'altra parte. Allora, fermi tutti, fermi tutti. No, questa qui mi ammazza, vero? Ah, no, non mi ammazza, ok. Le trappole dove sono le macchine non mi colpiscono. Buona, buona, molto buona come cosa. Facciamo triggerare anche quest'altra, perfetto, vai. Sono arrivato a un nuovo punto. Non ne ho idea di dove sono, però va bene, è meglio di prima, sicuro. Aspetta, almeno qua non ci sono le trappole. Dove cavolo devo andare ora? Sto tizio ha finito di sparare, basta. Hai rotto le scatole anche te, eh? Insomma, allora, buoni, buoni, vai, vai. Io sto impazzendo, perdonatemi, ma io sto impazzendo. E vabbè, pazienza, su questo camion è impossibile salire. Aspetta, aspetta, proprio mentre stavo per dirla. No, adesso tu sali, hai capito? Se tu adesso non sali, io ti spacco il di dietro. No, raga, niente, non sale sul camion impossibile. Allora, aspetta un attimo. Possiamo triggerare questa trappola qua? Senza che ci ammazzi, possibilmente. Grazie a questa qui. Oddio, per quanto, quanto l'ho rischiata. Possiamo picchiare sto tizio, per favore? Lo possiamo picchiare? Vabbè. Basta, basta sparare. Ora, io non capisco, la fine di questo livello probabilmente sarà tra 20.000 metri. Perché questo livello, raga, è praticamente impossibile. No. No, sapete cosa? Sapete cosa? Non posso finirlo nemmeno così, raga. Abbiamo appurato, raga, che questa qui è una delle mappe in assoluto più difficili di Fortnite. Il livello 4 non esisteva, in realtà pensavo di sì. Comunque è impossibile completare questa mappa in meno di 20 minuti. Cioè, a meno che, raga, non ci giochiamo tipo 6-7 ore. Come fai? Come fai? È impossibile. Qui per 25 euro di premio, sinceramente, ma... E se la comprate in meno di 3 minuti, qua c'è scritto che ti dà altri 25 euro bonus. Cioè, come fai a completare in meno di 3 minuti, raga? Com'è possibile? Umanamente non è possibile. Questo, Surma, penso, spero di aver detto tutto. E noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao, Surma!